Il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi pomeriggio per discutere delle emergenze gelate e xylella che hanno danneggiato gravemente l'agricoltura pugliese. C'è attesa di capire se verrà dato il via libera ad un decreto legge, così come promesso dal ministro Centinaio, oppure ad un disegno di legge che allungherebbe notevolmente i tempi di risoluzione della crisi del comparto. I gilè arancioni ripongono fiducia nel governo e nella sua volontà di non trasformare la Puglia in una polveriera. La modifica del decreto legge in disegno di legge, dicono, sarebbe uno scherzo di cattivo gusto, un inganno sulla pelle degli agricoltori. Il presidente Michele Emiliano ha incontrato il ministro Centinaio a Berlino durante la Fiera Internazionale del Turismo, ricevendo rassicurazioni sulle promesse fatte dal governo. Centinaio mi ha ribadito il suo impegno per un decreto legge, non per un disegno di legge, per un decreto legge che peraltro è la condizione che l'Unione Europea ha posto per erogare i fondi a favore degli olivicoltori, soprattutto del Salento. Non c'è più tempo, siamo pronti alla battaglia, non abbiamo più intenzione di aspettare. L'attenzione è catalizzata soprattutto sulle risorse che il governo deciderà di stanziare per le emergenze pugliesi. Emiliano e l'assessore all'agricoltura Leonardo Di Gioia hanno scritto una lettera inviata ai parlamentari pugliesi, ai consiglieri regionali e al partenariato sociale, in cui chiedono l'adozione di un piano straordinario che stanzi nei prossimi 5 anni non meno di 500 milioni di euro, oltre quelli già previsti dal PSR o da altre misure emergenziali. Altrimenti, scrivono, siamo pronti ad intraprendere ogni azione di disobbedienza civile. La pazienza della Puglia è esaurita, noi non ce la facciamo più, non siamo in grado di dare risposte agli agricoltori, agli olivicoltori pugliesi, senza che l'Unione Europea e il governo italiano diano conto dei danni incalcolabili che l'olivicoltura italiana e pugliese hanno subito a causa delle gelate, ma soprattutto della xylella. Abbiamo fatto una proposta di un piano da 500 milioni di euro da investire in 5 anni, che diano finalmente una risposta a gente che ha lavorato duramente, che non può più essere abbandonata. Queste stesse cose sono state fatte per altri drammi di analoga importanza e non riesco a capire perché anche in Puglia non si possano avere gli stessi risultati.